Buonasera. Capo. Buonasera. Buonasera. Ah, era già. Scusate, che sono sfasciato la Ok. valigia. Le Bene. bestemmie sono ammesse nel vlog. No. Beh, tanto non lo censura sta parte. Io dico Ciao. solo che sto andando a vedere Angerme. Siamo. Porca. Penso. Angerme è bellissima. Angerme è una band idol che ho sempre seguito sin da quando ero bambino. Adesso faremo l'unboxing di tutto ciò che ci hanno La pre. dato. Sì. Facciamo. Cos'è che facciamo? L'unboxing. Che è l'unboxing? L'unboxing. Facciamo l'unboxing di questa Vai. bellissima pochette che ci offre Hello. Cosa ci sarà mai nella pochette? Oh my god! Il cocktail in omaggio, quindi adesso andremo a prendere il nostro cocktail in omaggio. Bellissime mentine. Anti fiasco, Concezionale. anti No, ok. anticoncezionale. Antinausea. Antinausea. Cioè, abbiamo uno spazzolino bellissimo con dentifricio, fazzolettino, un altro fazzoletto, tipo la mucchina. Ciabattine. No, questo, la mascherina, cioè io stanotte, Poi ce le fottiamo tutta sta roba, mamma stanotte, così ragazzi, yeah, le adorabili ciabattine mia. E basta. e i tappi per le orecchie per chi ha in camera persone che russano. Non è. Scusate, non. Fino a prova contraria, qui non c'è ancora stata la E prova. c'è la pochettina con scritto zzz, cioè volete me zzz, cioè ragazzi, cioè Sono. questa ha vinto tutto, zzz ha vinto tutto. Bene Ganska. ragazzi, adesso io mi spacchetto tutte queste cose, un bacio, ciao! No, Non l'ha fatta. infatti non la pubblico questa cosa, sto Perfetto. Ah, ecco, me scherzando. lo stavo per dire. Usiamoci come solo noi sappiamo fare. Ragazzi, i nostri cocktail di benvenuto sono dei succhi d'arancia o del prosecco, però siccome noi siamo persone salutariste, allora accompagnato da Caralli e Putignano. La bontà di questo panino si riconosce dai suoi ingredienti raffinati e cioè guardate quanto è figo. Siamo al Subway. Ciao 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 ciao. E adesso mangeremo il nostro cibo buono. Sono anche verde perché chiaramente il colore era abbinato al posto e tu tutto il resto è sbavato. Ma non te lo dico, te lo faccio vedere poi dopo nel video. Cioè ragazzi, è qualcosa di fenomenale. Sono venuta a Parigi solo per questo panino, sappiatelo. Siamo davanti alla Torre Eiffel. Bellissima, è maestosissima. Non ci sta neanche con tutti gli strumenti tecnologici. Tutto Com'è bene? questo? Ah, bella grande, bella grande. Ciao a tutti, siamo sotto la Torre Eiffel. Ciao Paolo. Ciao! Domani c'è il concerto! Yeah! Domani è il compleanno di Sara! Yeah! Sarà un concerto impegnativo, un concerto importante, no? Cioè, è un concerto storico. Come No, sfotte. no, 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 è un concerto Sì, si è storico, acceso qui adesso. si è acceso. No, 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 stavo Il finendo telefono era morto, l'intervista. ma adesso No, l'ha no, no, mi riacceso. prendo. Les Angermes, giusto? Qui a Parigi, poi con un'organizzazione simile. Boh,
a tal proposito andate tutti a comprare il merchandising dell'Angerme, che è perché stato, la maglia è bellissima, è stato definito uno dei più bei merchandising della storia proprio del J-pop, quindi che ricordate non è K-pop, giusto? Mi tengo a sottolineare perché sennò gli UOTA mi si incazzano. No, è un avversario impegnativo. Dobbiamo fare un gol più di loro, loro sono in 10. Saremo cazzuti e cattivi, su ogni palla daremo il massimo. Abbiamo perso le foto? Doki no? Lo riapriamo un'altra volta. Allora, il fatto è questo, praticamente ci siamo accorti, è successo che da punto in bianco così la mia SD, la mia memoria interna del telefono, dopo aver fatto degli album interi di foto davanti alla Torre Eiffel, le foto sono scomparse. Ora, non posso riattivare non posso vedere se le mie foto ci sono ancora finché non vado in albergo e trovo la spillina per poter aprire il vano della SD. Quindi per ora non sappiamo se dobbiamo venire a fare domani tutte le foto da capo oppure niente. Quindi questa è la situazione. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien. Via, andiamo via. 3, vai. 2, 1. Hashtag 21. E questo è l'hashtag ufficiale del 3 giugno. Prego, Shush, è tutto per lei. Non sul mio troll, magari. Boh, ce la siamo liberati. Arrivederci, ciao. Ce la siamo liberati. Ho 21 anni. Non sta riprendendo. No, devo riprendere anche se c'è un problema. Noi domani ci dobbiamo svegliare presto perché c'è il concerto da delle Angerna. Ma invece siamo qua a mangiare zuccheri che non ci faranno dormire. Quindi la notte, cosa vuol dire? Che domani non ci svegliamo in tempo. Quindi? Quindi tu non vai al concerto, io sì. Che è un bonbon qui dure longtemps. Ehi, nel senso che comunque sti cazzo. Yeah. Ciao miau. Perché sei sempre nei miei video, Esther? Smettila. È la mattina del concerto, siamo qua ad aspettare che ci diano i braccialetti con i nostri bigliettini. E lei mi ruba il telefono. Vado in bagno. Stamattina non avevi il caghetto, cioè non andavo in bagno. Riprendere. Era una scusa. Vale. Ecco perché io ho detto, ma Denise cos'è successo che sta così tanto via? Oddio, oddio, sorpresa riuscita! Sì, ma questo non me l'aspettavo, questo tutta la coroncina. Buon comple, i paccaron. Cristi! Ciao! Siamo all'Arco di Trionfo, non so se si vede. Ma eccolo qua. Esther, smettila di apparire nei miei video! Youtuber con manie di protagonismo, cioè se vogliono essere tutti i miei video, cioè... Ma io sono qui per caso! Non è vero. Ciao Esther. Ho i nervi a mille per colpa di questo disordine e disorganizzazione. E parlando di cose belle, abbiamo dei giappi vicino a noi. E Denise ha la maglietta unofficial delle Angerme, ma che è molto meglio di quella official. Che bella. La disperazione, siamo in fila, non sappiamo cosa fare. Ci hanno separato dagli altri italiani e quindi siamo in crisi. Vabbè. Ciao!
ne ho uno, però mettiamo un numero. Sei sempre nei miei video, basta, vattene, mania di protagonismo. Qua abbiamo una reaction e qua abbiamo un unboxing. Carine. Come potete notare, la fila è long, long, e continua anche di là. I gatti che dicono il loro cibo. Non mangerà quello. Devo ancora più adesso ci penso. Se non fa più bello, Siamo dentro! Ciao! Non mi si veda me. Perché è buio! Ma che bello però! Stanno cantando chi non salta è un anime, vabbè. Chi non salta un anime, chi non salta un anime, è stato carico, perché ci sono quelle canzoni che ti fanno proprio caricare. Pen light che ti accompagnano per tutto il concerto. Che oltre ad essere stanca morta, allora una cosa che non mi è piaciuta è questa. L'ho dovuta comprare perché prima perché è diventato un meme ormai, quindi era giusto che la comprassi. Secondo, wow, cioè praticamente, cioè noi ordiniamo con questo, nel senso è come il negozio che è a Bologna sotto la Dutore. Esatto, che figata. Praticamente quando suona vuol dire che è pronto. Wow. Quindi stavo dicendo, l'ho dovuta comprare perché non c'era altro merchandising, era rimasto solo quello, io volevo comprare tutto, ma tranne la maglia, invece ho dovuto comprare solo la maglia per portarmi qualcosa a casa. C'era solo quello. In generale è bello, bello bello, divertente anche. Una che mi ha fatto morire, per esempio, è Murotan, mi ha ucciso. Mi è dispiaciuto che non abbiano fatto canzoni vecchie. Quello mi è dispiaciuto perché erano solo canzoni nuove, onestamente le so, le sapevo, però preferivo che fossero canzoni dei Pills. Non hanno fatto il doppio encore, semplicemente perché Kamiko e Rikako si sono fatte male a un certo punto e non aveva senso continuare perché evidentemente ho il caldo, perché anch'io ho sentito molto caldo, quindi molto probabilmente era troppo caldo. Mi è dispiaciuto, però alla fine capisco ed è stato meglio così alla fine. Comunque mi sono divertita tanto. A poco, abbiamo finito. Prima impressione di uno che non ha mai visto un concerto live. No, è molto simile al tuo. Cioè, ovviamente con le dovute differenze, fatto loro sono in 10, voi siete in 3 e loro, vabbè, loro sono Vips, Dokido quasi Vips. E, no, in realtà Vips anche Dokido perché ha soltanto un po' di gente. È vero, voglio ringraziare, anche se non parlate la mia lingua, volevo mettere i sottotitoli. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno fermata. Metti i sottotitoli? Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno fermata semplicemente per fare foto oppure dirmi: oh mio Dio, sei Doki degli anime! È stato bellissimo. Ed erano veramente, veramente tante, non me l'aspettavo. Vai. Non l'ha detto nessuno, veramente, è Doki che sta millantando. È vero. In realtà tutti salutavano me, lei no. Sì, ti dico, io alla fine più caldo non era tanto il caldo, non ho resistito fisicamente, che sono 3 giorni che sono morti, che abbiamo fatto 20 km qui a Parigi.
Siamo stanchi, grazie. Quella è la verità, siamo veramente stanchi. Facciamo un coming out, così. Ma lo sanno tutti. Sapete quel ragazzo? Censura! No, la tagliamo. Pubblico veramente impressione. Pubblico veramente impressione, carica due, cioè due ore a mille. Secondo me è la parte più bella. Esatto, sto per dire quello. Probabilmente veramente il pubblico trascina. Cioè, è veramente una cosa meravigliosa. Lo vedo già nei concerti loro, però veramente in questi luoghi è ancora di più amplificato. Veramente bravi. L'unica cosa che vabbè io da ignorante in materia migliorerei, come si chiama? La scala del concerto, nel senso, hai due ore, devi gestire un po' meglio l'energia, insomma, perché sono partita a razzo, sì, sei sì. Canzoni di fine sei canzoni fatto. Di fila tutte intere, anche questo non mi è piaciuto, le canzoni intere. Quando potevano benissimo farne di più tagliandole, come facciamo anche noi, esatto, per dire. Mi è dispiaciuto perché sembrava un concerto. Fatto, cioè non fatto, creato apposta per Parigi, ma prendiamo le canzoni che abbiamo, mettiamole un attimo così e facciamo un concerto. Quindi lei la fine che voto finale dà a questo concerto? Allora do un 7 a questo concerto. Meglio o peggio di quello dell'anno scorso? Al di là che le chiudono adesso si stava a peggio. Mi dispiace perché... No, ma cioè, paghiamo un jet, andiamo un jet ufficio. È un bel voto nel senso, però è mancato quel qualcosa. Quindi un saluto e mi raccomando, seguite le onime. Guidate con prudenza e non fumate. Seguite le onime e anche la pagina ufficiale del Foggia Calcio, che ripeto, devo fare, è in Serie B. It's a team, it's in Serie B, quindi fa mock, basta, non ho più. Dopo do saluto come si fa. Questo programma è presentato da Chip. Che carina, sta diventando come me. Ciao. Siamo nel viaggio di ritorno, io ho gli occhiali, ma vabbè, mi tengo. Volevo farvi vedere delle cose, però adesso speriamo che uscire dalla galleria se non vedete una. Innanzitutto volevo far vedere la mia Ita bag, che è bellissima. Fa vedere anche Sara Cotta, la bag, la faccio sempre. E questo qua me l'ha regalato Esther. Questo. Seguite anche Esther Lipofago. Anche Esther Lipofago. Bello, bello, adesso quello scarto. Me l'ha regalata una ragazza in cambio di un pacco di pannistelle e mi ha regalato anche altre cose che però adesso non posso farvi vedere. Dalla Polonia. Poi ci sono queste che io adoro, sono le caramelle al gusto di sciroppo d'acero. Io adoro lo sciroppo d'acero, quindi sicuramente saranno buonissime. E anche queste me l'ha regalata una ragazza, me l'ha regalata anche lei in cambio di un pacco di pannistelle, perché i pannistelle piacciono a tutti. Questo canale è sponsorizzato anche da pannistelle. No, non è vero. Il vlog finisce qua, la nostra avventura è finita praticamente, cioè anche se in realtà manca ancora un po' per la fine del nostro viaggio. E... c'è la pioggia. Se il video vi è piaciuto, chiaramente iscrivetevi, fate like, che è importante, e ci vediamo nei prossimi ci vediamo al prossimo video. Ho sempre sognato di dirlo anche nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Seguite il canale da DocuDo, che è DocuChu. Che bravo. E canale YouTube, c'è su Instagram, c'è su Facebook, contattatela, ma non ci provate perché tanto sennò vi spezzo le ginocchia.